parte? Si parte. Let's go. È un po' sporco, ma si poteva. Ma va bene. Va bene, va bene così. Cioè, non mi fate salire. L'autista non può guidare. Dai! Lo sai di aver la molletta in testa? La Tella si è dimenticata i pomodorini. Quindi ha insistito per fermarsi in un supermercato. Ha brontolato e ora li prendiamo. Bastano questi, sì. Sì, dai. Via, 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 via. Io raga, bentornati sul canale. Siamo a Montevarchi, in Toscana. Pigiama. Sei in pigiama? Sì. La mami non si può riprendere stamattina. Terzo round del campionato italiano. La pista è bella, non sono ancora andato a vederla, però dai, come tracciato non mi dispiace. E anche il terreno non è male, un bello duro, un po' roccioso. Ci sono punti in cui esce un po' la roccia. Oggi ci sono le qualifiche, vediamo un po' come va. Ultimamente ho perso un po' il giro veloce, non so come mai, ma sono tanto lento a svegliare. Nei primi giri non riesco a tirar fuori il giro, no? Ci metto tanto a ingranare, non so come mai. Vediamo un po', non lo so, l'ho notato anche a Cingoli comunque, che entro e faccio fatica ad adattarmi subito sulla pista, ed è una cosa che anche in allenamento ultimamente sto riscontrando, no? Ho provato a fare degli esercizi in allenamento appunto per cercare di migliorare questa cosa, quindi cercando di fare giri veloci, simulazioni qualifica. Arrivavo magari a fare dei giri belli sostanzialmente da metà allenamento in poi, però è un discorso che in gara non si può fare, perché in gara bisogna, cioè in qualifica bisogna entrare e essere subito incisivi, no? Vabbè dai, però siamo carichi, io mi sento bene fisicamente, la voglia di fare bene è tanta, quindi dai, adesso finisco di far colazione, vado a vedere la pista e poi si entra. Cariche. Ci siamo. Protagonista.
domando perché e me lo chiedo ancora adesso, a distanza di qualche giorno. È successo tutto così in fretta e quando sono caduto ci ho sperato fino all'ultimo che quella fosse solo una botta, ma dentro di me sapevo che dentro quel polso c'era qualcosa che non andava. Allora c'era il canale, io ho fatto i due giri prima che andavo interno, ma non era bello. Ho detto provo a fare la trenta all'esterno, no? Ho preso un canale, mi sono sbilanciato nel canale e la ruota davanti mi è uscita, no? E non è che si è sfondato il canale, cioè si è girato lo sterzo, la moto si è puntata lì, io sono volato in avanti. C'era il terrapieno, sono andato a sbattere quel terrapieno sul terrapieno così e la mano l'ho messa giù così male. Poi ero incastrato sotto la moto e io ho sentito subito qualcosa che mi pungeva, subito. Averio, cosa dice? I tuoi fan? Adesso non ci sono parole. Zero. Gira la testa, dillo. Ti può guardare. No, sicuro, no, è scomposto sicuro. Cioè si vede, c'è il vuoto sotto. Molto probabilmente non devono intervenire chirurgicamente, tutto dipende da come, dalla manovra che fanno, insomma. E vediamo, dai. Siamo qui in ospedale, oggi è lunedì, è praticamente due giorni dopo quello che è successo. Me l'hanno tirato, però la dislocazione c'è ancora, quindi ora devo fare ulteriori controlli, ma il 99% è da operare, quindi. Siamo qua, raga, niente, alla fine mi devono operare, mi operano già domani perché la frattura non è bella e raga, sono incazzato nero. C'è
ci impegniamo tanto e sacrifici su sacrifici, allenamenti e poi così in un batter d'occhio ti vedi un po' svanire tutto. Comunque non mi stavo giocando nessun campionato, però sei lì, hai sempre i tuoi obiettivi, vuoi raggiungerli, vuoi, ci credi in quello che fai, quindi è sempre difficile da accettare. Pensiamo a guarire bene, a recuperare soprattutto la mobilità del polso, quello importante, perché mi hanno già detto che dovrà stare immobilizzato 6 settimane, quindi sostanzialmente 1 mese e mezzo. Teniamo duro, cerchiamo di non abbatterci, cerchiamo di tenere il morale alto. Adesso comunque voi mi vedete così, no? Per un semplice polso rotto. Che voglio dire, stiamo facendo uno sport pericoloso, quindi finché si parla di un polso rotto va veramente bene, cioè si guarda sempre il lato positivo e poteva andare sicuramente peggio, quindi va bene così. Però chi mi conosce sa che non è la prima frattura. Nel passato ce ne sono già state parecchie. Ogni volta è sempre un po' una batosta, no? E arrivi a un buon livello, ti senti bene fisicamente, perché comunque fisicamente io stavo da Dio, veramente. Mi stavo allenando proprio bene. Però è così, lo sappiamo, fa parte del gioco, abbiamo scelto questo sport, è la nostra passione, la nostra vita e sappiamo che purtroppo anche questo è da mettere in conto a volte. Domani andiamo sotto i ferri e poi speriamo che sia tutto in discesa. Ci vediamo, alla prossima. Yo.